Al Fiorentina Store di Via Dupré, Adem Ljajic e Marcelo Larrondo hanno incontrato i tifosi viola per scattare alcune foto insieme e rilasciare molti autografi agli stessi supporter. Tanti sorrisi e tante anche le strette di mano a pochi giorni dalla delicatissima sfida contro la Lazio di Petkovic. And the fear that the truth I discover. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. And to find it cost me everything. Stiamo lavorando per la gara contro la Lazio, stiamo pensando tanto a quella partita che è molto importante per la squadra. Niente, ho fatto un gol, non è successo niente, devo continuare così a allenarmi, a lavorare e, come l'ho detto prima, ancora imparare tanto. Hai fatto una telefonata a Siena, sai che il Siena ha strapazzato un mesetto fa la Lazio, hai chiesto consigli a qualche tuo compagno? Ah sì, sento tanti miei compagni lì a Siena. Ci parlo sempre e loro adesso stanno un po' male perché hanno perso la domenica scorsa, ma... E sento tanto i miei compagni, va bene, adesso inizio a pensare alla partita contro la Lazio e tutte le squadre che è molto importante. Marcello, ti chiedo quanto passa dal Lazio Fiorentina la corsa per l'Europa che conta, per la Champions League? Tanto, noi dobbiamo pensare che è una partita molto importante, come l'ho detto prima. Sono tre punti molto importanti che per noi è un passo in avanti importantissimo. Dobbiamo continuare così, dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo affrontare quella partita che è molto importante. Cosa ti ha detto Luca dopo il gol con il Chievo Verona? Ci avete scherzato un po' su? No, sì, Luca, l'ho detto sempre, un campione, un grande calciatore, io imparo tanto da lui. E niente, in settimana, come l'ho detto prima, stiamo lavorando e scherziamo, ma poi adesso dobbiamo pensare alla Lazio, che è una partita molto importante. Ecco, è una partita molto importante. Cosa temete della squadra biancocelesta? Tu so che segui molto le altre squadre. Sì, io credo che sarà una squadra tosta, è una squadra che in casa di loro sono forti, hanno un bel gioco di palla, noi dobbiamo essere tranquilli, dobbiamo arrivare lì tranquillo e sereno e fare vedere che, come l'abbiamo fatto la domenica scorsa.